Che dati è? Come ogni anno è diventata tappa fissa. Sono uscite le prime indiscrezioni sulle nuove divise della S Roma 2020-2021, ma lo scorso anno ci hanno beccato in pieno, quindi chi lo sa? Molto probabilmente ci beccheranno pure quest'anno. Ormai non si può più nascondere niente, lo sanno tu, come l'iPhone, lo sanno 10 anni prima, sanno già quello che... Ciao, bella a tutti da me. Prima di continuare vi invito a lasciare tantissimi mi piace su questo video se volete altri contenuti di questo tipo. Posso fare la mia reaction alle altre divise delle altre squadre di Serie A per la prossima stagione. Juventus, Milan, Inter, Napoli, Lazio, tutto quello che vi pare. Ma oggi ovviamente da tifoso ci concentriamo sulle divise della mia squadra del cuore per la prossima stagione. Preparatevi, preparatevi, però vi voglio far vedere prima una divisa del 1979-1980, perché appunto da quel che dicono hanno preso spunto proprio da questa divisa. Io ancora non ero nato, ovviamente, ma ragazzi miei, eccola qui, mi sembra veramente una divisa fica. E c'è da dire anche una cosa molto importante, che ultimamente il vintage sta andando in particolar modo, tant'è che sono tanti quelli che vanno alla ricerca delle divise del passato. Io un paio sinceramente ce le ho e me le tengo ben strette, ma ci sono un paio di divise che vorrei accaparrarmi, ma ovviamente non è facile trovarle. Detto questo, siete pronti? Appunto, ripeto, la divisa classica ghiacciolo della stagione 1979-1980, appunto, la possiamo apprezzare qui come modello. Ci abbiamo niente poco di meno che Bruno Conti e poi c'è anche ovviamente la controparte della trasferta con i colori invertiti e quello è un giovanissimo Carletto Ancelotti. Ecco, adesso preparatevi perché vi faccio vedere la divisa che potrebbe essere quella della prossima stagione. Non c'ho solo la prima, c'ho anche la seconda e la terza, ma fate attenzione perché per la seconda e la terza ci sono due varianti, mo' faccio a capire quelle che saranno le divise reali della prossima stagione. Ecco, dati, eh. Ragazzi, a primo impatto, sinceramente parlando, mi piace, voto 10 no magari, però un voto 8... 8 più io glielo vado a dare. Perché? Perché va a ricoprire tutti i colori classici della S Roma del passato. Ovviamente a noi ci chiamano giallo-rossi, ma se andiamo a guardare nella realtà dei fatti, la Roma non è solo gialla, è anche un arancione, no? Un arancio. Ed ecco che ce lo hanno schiaffato appunto in questa nuova divisa. Un paio d'amici miei mi hanno detto: mi sembra un cazzotto a nocchio. A me a livello cromatico, sinceramente, piace particolarmente. C'è chi dice che una determinata divisa, quando scendi in campo, intimorisce l'avversario. Non credo sia vero, sinceramente, a meno che te metti, non lo so, una foto di una donnina bella nuda, è più che intimorire, fa altro, li distrae e quindi potrebbe consentirti di andare facilmente in gol. Ripeto, a me questa piace tanto. Ovviamente hanno un pochino snaturato la figura classica della divisa che ormai siamo abituati a vedere, no? La divisa in casa, no? Completamente quel rosso porpora con linee gialle e via dicendo. Questa è un po' più arcobaleno, se così vogliamo dire, proprio che riprende il modello ghiacciolo del 1979-1980. Ma a me a livello di collezione, ve lo dico proprio sinceramente, anno dopo anno, ecco, mi piace collezionare proprio maglie, perché avevo sempre la stessa maglietta, no? Dice, non te via manca a comprarla, no? Forse è anche una strategia di marketing, perché dici, è tanta la stessa, c'è sto stesso sponsor, è sempre da Nike, è sempre identica, che ma compra a fa prima divisa di casa? Hanno capito che magari snaturare un po' e modificare quelle potrebbe rendere più appetibile, ecco, con me sicuramente ci stanno riuscendo. Quindi all'interno, se non sbaglio, addirittura dovrebbe essere nera, quindi molto particolare, diciamoci la verità. Comunque la apprezzo. C'è anche chi dice è un appiccicotto perché praticamente la divisa della scorsa stagione ci hanno sgommato tre strisce col... Oh, mi piace, che vedevo di mi piace, sono gusti personali, sarà che la tifo e quindi qualsiasi colore basta che richiama, mi piace, mi piace. Preparatevi perché adesso però andiamo alle ipotetiche divise seconda e terza della prossima stagione, ma ci sono due varianti sia per la seconda che per la terza divisa. Mo' faccio a capire se ci beccheranno. Secondo me la prima divisa sicuramente sarà questa, seconda e terza non discosteranno molto dai concept che hanno tirato fuori.
Pronti? Partenza? Sdacchete! Allora, subito, vabbè, c'è ancora la prima divisa della prossima stagione. Al centro c'è la seconda, che richiama proprio ancora meglio la divisa del 1979-1980, secondo me. E soprattutto c'è il lupo, il lupetto, quello della... Mi piacerebbe veramente tanto rivedere quel lupetto, quello che io quando ero piccolo, quello era lo stemma. Dicevo, mamma che bello, mio nonno faceva il barbiere all'epoca. Vabbè, ha sempre fatto per tutta la vita. Cioè, aveva messo dentro il negozio sto lupo così, io lo guardavo così, facevo che bello, ero arto così in cazzo, ne avevi corso bella, poi sono diventato da Roma. Belli, mi piacerebbe veramente tanto. E su questa divisa, più che sulla prima, a livello cromatico, sul bianco, vedere questo arcobaleno giallo, rosso, porpora e arancione, secondo me rende ancora di più l'idea. Non mi dispiaceva, e lo sapete perché avete visto il video sicuramente dello scorso anno, il tuono, pare fatto apposta, dice Fazio col tuono, sembra una presa per il... va bene, l'hanno levato perché hanno capito, però era bella come divisa, assolutamente, tant'è che me la sono accaparrata da collezione, ma la metto perché se sudo e puzzo io poi abbutto, quindi capite, non la metto nella live reaction e via dicendo, ma questa tra la prima e la seconda è quella che sinceramente... mi piace di più, io a questa gli do 9. Sì, solo per il lupo, quello di una volta, poi il bordo comunque rosso qua sul collo mi piace in particolar modo, non c'ha lo scollo a V che sinceramente mi piace ma fino a un certo punto, e vabbè lo sponsor ovviamente è quello e quindi anche questa sicuramente è una gran bella divisa. Vi faccio vedere la terza perché già ovviamente la vedete, è quella, quella che mi piace meno, vi dico la verità. Boh, sì, è carina perché lo stemma arancione fatto così è, però secondo me gli manca qualcosa. Adesso però vi faccio vedere, voto 7 e mezzo, sì, diciamo, però mi piace il contrasto tra il nero e l'arancio, quello sicuramente, però la vedo un po' poco ricca, ecco, potevano farla un po' più, va bene. Vi faccio vedere anche le varianti però, perché non è detto che saranno queste ovviamente le divise della prossima stagione. L'anno scorso erano 3 i concept, una per casa, una per trasferta, una terza maglia, ci hanno beccato un pieno, soprattutto sulla seconda, e ok. Pronti? Partenza? Sgnacchete! Questa potrebbe essere un'altra variante della seconda divisa, ovviamente la seconda divisa sarà una, mo faccio a capire se sarà quella che vi ho fatto vedere prima o questa. Anche questa non è poi così male, ma sarò sincero, mi piace molto di più quell'altra, sempre per il discorso a livello cromatico. Questa, diciamo che sì, non è giocatore del Milan, riprende un po' il passato, ma in versione un po' più futuristica, mentre quella precedente mi sembra proprio che va a riprendere quasi completamente il passato, sembra proprio una maglietta di quelle dell'epoca, e forse per quello mi piace di più. Ma vi faccio vedere anche la terza divisa, fate attenzione, secondo concept, secondo, non so, chiamatelo come pare, sdacchete, questa, ragazzi miei, dovessero farla, c'è anche il lupo in rilievo, quello della volta, se guardate bene l'immagine, questa secondo me sarebbe veramente, se quella terza maglia che ho fatto vedere non mi piace per niente, questa mi fa eccitare, mi fa impazzire, ecco, magari in poste sgommatine qua, arancioni sulla spalla, non è tutto, potevano farla in modo un po' diverso, però ecco, sulle maniche è veramente stupendo. E poi ragazzi, lo ripeto, sto cacchio di lupo a me piace troppo, mi ricorda tanto il passato quando ero piccoletto, quando ho cominciato a tifa Roma, le prime partite, e quindi vorrei rivederlo ovviamente sulla nuova divisa della Roma, con un ritorno al passato ma in prospettiva futura. Quindi che dire, qui ci sono delle altre immagini che però vanno a rispecchiare quel che abbiamo già visto, quindi direi che possiamo anche lasciar stare, perché quello che dovevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere. Io vi invito a lasciare tantissimi mi piace su questo video se volete altre reaction di questo tipo, magari anche sulle altre divise delle altre squadre di Serie A per la prossima stagione. Vi ricordo quindi tanti mi piace, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti, mi raccomando. Volevo aggiungere una cosa molto importante. Qui sotto voglio che diate un voto a tutte le divise che vi ho fatto vedere, ma soprattutto voglio sapere quale preferite tra i concept, quelli, perché c'è star doppio, quella di casa, ok, siamo tutti d'accordo, quella di trasferta ce ne stanno 2 e la terza divisa ce ne stanno 2, quindi vorrei sapere quella che vi piace di più tra le due e due. Detto questo,
non credo di aver dimenticato assolutamente nulla, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. Inutile dire che non vedo l'ora che ricominci la Serie A, sono già anche in prospettiva per la prossima stagione, ma non dimentichiamoci che ovviamente dobbiamo finire questa stagione, che le divise cambieranno, questa stagione che deve finire le divise restano quelle, è ovvio che sia così, però poi non vedo l'ora di vedere questo, perché veramente, mamma mia, soprattutto quella... Ciao!